Siamo qui per sostenere la legge Zan, che è una legge che va a ampliare la legge Mancini che già esiste. È una legge che deve naturalmente fare il suo percorso e dare diritti alle persone che oggi ancora non ne hanno. Fortunatamente il Ministero del Lavoro, il Ministero della Famiglia è vicina alle tematiche legate alle persone transgender. È nato un sito Infotrans dell'Istituto Superiore della Sanità dove raccoglie tutta la situazione legata alla salute e il benessere delle persone transgender che sono nella comunità LGBT le persone molto più fragili, sono una minoranza nella minoranza. Quindi oltre ad avere la politica dalla nostra parte è doveroso legiferare, è doveroso che ci sia un riconoscimento dei diritti delle persone e delle comunità più fragili. Quello della Federazione di Taranto è un gesto simbolico ma profondamente significativo, perché chiaramente riporta l'attenzione a quella che è una battaglia antichissima che dobbiamo sostenere tutti quanti per la lotta a qualsiasi tipo di forma di violenza e discriminazione. Abbiamo bisogno di sostenerci, abbiamo bisogno di relazioni e il passaggio fondamentale sarà poi infatti rispetto al disegno di legge Zan il lavoro di sensibilizzazione nelle scuole. Abbiamo bisogno di costruire delle diverse sensibilità fatte di rispetto e di civiltà. Naturalmente questo nulla toglie all'attenzione che serve portare su tutti gli altri lavori, voglio dire da quelle che sono le principali questioni legate ad esempio allo Ius Soli, ai crimini nel Mediterraneo. Questo nulla leva a tutto ciò che di importante dobbiamo continuare a fare. Nulla toglie anche rispetto al sostegno alla cittadinanza, al sindaco, rispetto ad esempio all'attesa della sentenza del Consiglio di Stato che attendiamo il 13 di maggio. Noi siamo qui. Sì, anche il Partito Democratico di Taranto a sostegno della legge Zan e a sostegno comunque della lotta alle discriminazioni e contro ogni violenza. Come dice anche il nostro segretario a livello nazionale, il partito è da sempre vicino a sostenere questi diritti da un lato, senza nulla togliere anche, come si diceva prima, anche il sostegno ad altre attività. Da un lato quindi a portare il Paese verso il rilancio, verso anche fuori da questa pandemia e la questione sanitaria, ma senza mai lasciare lo sguardo e l'attenzione su questi altri problemi che sono, e altre tante questioni che sono proprio di natura proprio civica, come il sostegno quindi alle donne, il sostegno ai più deboli e quindi la lotta alle disuguaglianze. Oggi è un segno simbolico l'apposizione di questa bandiera, così come la si sta facendo in tutta Italia, proprio a testimonianza che il Partito Democratico su questi temi fondamentali c'è e farà la sua battaglia in tutte le sedi, da livello nazionale fino a livello locale.